cancelliere Angela Merkel e il direttore del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde si incontrano a Berlino mentre aumenta la pressione sul completamento del piano di salvataggio della Grecia. L'agenzia di valutazione del merito creditizio Fitch Ratings potrebbe degradare l'Italia entro la fine del mese. Il calo del 45% in 4 giorni registrato da UniCredit potrebbe scoraggiare le altre banche europee dal chiedere aiuto agli investitori per l'aumento di capitale richiesto dalle autorità. Collegamento internet da Milano. Vanni Lucchelli, consulente dipendente e socio di compagnia fiduciaria Lombarda, appunto a Milano. Ciao Vanni e bentornato a Loganza. Ciao Luciano, grazie per avermi invitato. Allora, vediamo un po' a che punto siamo con le mosse dei principali politici europei che appunto seguono la crisi del debito. Un piccolo riassunto su quanto sta succedendo e anche sulla sua importanza. Il 26 di ottobre i politici europei, la Grecia e i creditori della Grecia dissero che gli obbligazionisti avrebbero accettato una riduzione del 50% del valore del debito greco. Il fine era quello di abbassare il bisogno di finanziamenti della Grecia al 120% del prodotto interno lordo entro il 2022. Adesso, dopo oltre 2 mesi, le autorità e i creditori devono ancora trovare un accordo finale sul coupon e la scadenza delle nuove obbligazioni per determinare il totale della perdita degli investitori. Il Fondo Monetario Internazionale, fra l'altro, vorrebbe dei coupon più bassi per facilitare il raggiungimento degli obiettivi di deficit della Grecia, mentre l'economia peggiora in tutta la zona euro. Non trovare un accordo, Vanni, significa ulteriore perdita di fiducia nei politici che appunto combattono la crisi e il probabile ulteriore allontanamento degli investitori, come quelli asiatici, dal debito europeo. Sì, certamente non trovare un accordo sarebbe a questo punto, vorrebbe dire ritornare nell'occhio del ciclone per i mercati del debito europeo. Senz'altro la pressione mediatica sta salendo, abbiamo visto i toni sui giornali, anche sui giornali quotidiani normali, ritornare abbastanza accesi a sottolineare momento di particolare delicatezza. E del resto abbiamo visto anche tutti i mercati periferici, diciamo il mercato del debito italiano, il mercato del debito spagnolo, il Portogallo, l'Irlanda, ancora sotto pressione, soprattutto sulla parte a lunga della curva, in seguito appunto alle negoziazioni in corso per l'ulteriore definizione della questione del debito pubblico greco. Credo che la pressione sui politici sia molto alta e non soltanto sull'aspetto della soluzione, diciamo, di un ulteriore passo avanti sulla questione greca, ma quanto diciamo, l'approntamento e la proposizione di un piano complessivo che riguardi non soltanto l'aspetto fiscale della crisi, ma anche l'aspetto economico, vale a dire l'aspetto della crescita, degli stimoli alla crescita, eccetera. C'è questa curva che viene spesso in mezzo, no? Quando si dice la parte lunga della curva, si Sì, no. intende la curva dei rendimenti, no? Dalle scadenze più vicine, diciamo 1 anno a 30 anni, i rendimenti cambiano e disegnano una curva. Il cambio dei rendimenti, come dire, addrizza o piega questa curva, e allora, appunto, no? Specialisti si riferiscono alla curva, in questo senso immagino. Sì, Una certo. nota che voglio passarti, che viene da Athanasios Orfanides, suona greco il nome, Sì, è greco. che scrive sul Financial Times: i mercati del debito governativo sono solo basati sulla fiducia. Il fallimento di coloro che prendono le decisioni all'interno della zona euro è stata il fallimento nel perseverare, nel mantenere questa fiducia, è stata la causa primaria del contagio che ha guidato in alto il costo dei finanziamenti in tutta la regione.
Beh, credo che abbia sostanzialmente ragione, anche se va tenuto conto che le cause scatenanti erano cause reali, quindi comunque qualcosa di reale, vuol dire il fatto che la Grecia abbia dichiarato di aver barato sui conti è un fatto reale, il fatto che ci fossero delle disfunzioni e delle discrasie all'interno dell'area euro è un altro fatto, quindi di fatto è una crisi di fiducia che si è innestata comunque su degli elementi reali. Angela Merkel si incontra con Lagarde in serata a Berlino, poi Lagarde, ex ministro delle finanze francesi, passerà da Parigi per incontrare anche Sarkozy. I due, Sarkozy e Merkel, partiranno per Roma il 20 di gennaio per incontrare il presidente del Consiglio italiano Mario Monti per parlare. In anticipo della riunione dell'Unione Europea che si svolgerà, del cosiddetto summit europeo, che si svolgerà 10 giorni dopo. Dunque, Merkel e Sarkozy vanno, sembrano intenzionati a includere Monti nel loro club riservato dei decisionisti sul futuro dell'Europa. Ma guarda, credo che sia assolutamente inevitabile dal momento che l'Italia, volente o nolente, e questo non per merito, ma soprattutto per dimensioni, no, non dico non per merito storico, ma per dimensioni e per importanza, è un paese chiave. Ovviamente il fallimento, diciamo, del recupero italiano avrebbe delle ripercussioni importantissime sulla percezione della tenuta complessiva dell'euro, quindi credo che sia assolutamente fondamentale includere una pedina così importante del mosaico nell'aspetto, diciamo, di preparazione di decisioni di importanza vitale. L'Italia deve affrontare una possibilità significativa di un declassamento da parte di Fitch Ratings, lo dice David Riley, che è il responsabile dell'unità del debito sovrano in Europa, in una conferenza stampa a Londra. Dice: se si riuscisse a togliere il premio della crisi, dunque fondamentalmente ad abbassare il costo dei finanziamenti, si riferisce a questo, really. Dice: questo sarebbe già una protezione credibile per l'Italia, ma al momento non sta accadendo e questo ci sta dando delle serie preoccupazioni, appunto proprio rispetto all'Italia. Così dice, Fitch ha messo sotto osservazione l'Italia. Il mese scorso dovrebbe finire la sua revisione entro la fine di gennaio. Insieme a Fitch ci sono comunque anche Standard & Poor's e Moody's che stanno facendo lo stesso lavoro. Guarda, mi sembra che la dichiarazione che hai riportato non faccia che riprodurre fedelmente la situazione, anche se secondo me dimentica di sottolineare una cosa. È vero che la pressione è sempre elevata su quello che continuiamo a chiamare, di cui continuiamo a leggere, sullo spread. Addirittura lo spread è assurdo agli onori della cronaca con un botto a lui intitolato a Napoli durante il Capodanno. Lo spread sulla parte lunga della curva effettivamente rimane molto elevato, però rispetto alla crisi profonda tra fine ottobre, tra fine novembre e inizio dicembre, in cui anche la parte a breve della curva, cioè la parte da 1 a 3 anni, era sotto una pressione notevole, parlo debito pubblico italiano, adesso questa parte si è molto rilassata, per cui credo che dal punto di vista delle considerazioni sul costo del servizio del debito vada tenuto conto anche del fatto che la parte a breve della curva, cioè le emissioni entro i 3 anni, riescono a essere collocate a tassi di interesse decisamente inferiori rispetto al 7% della parte a 10 anni della curva.
Lo spread è sempre il differenziale di rendimento, in questo caso ci riferiamo al BTP italiano a 10 anni in confronto all'andamento del Bund tedesco di stessa durata a 10 anni. Stavo parlando di questa cosa con degli amici che non sapevano niente l'altra sera e stavo descrivendo come lo spread viene inserito nei titoli dei giornali italiani. Si sono fatti anche loro una grossa risata. Io, Vanni, io stavo per dire, sai, io non mi fiderei dei giornali, veramente, questa io la farei come presa di posizione, proprio non mi fiderei dei giornali che fanno ancora, da luglio, giugno, titoli su lo spread sale e scende. Veramente, io non lo so, noi attraverso Vloganza.tv la sto facendo da tempo questa, non è una campagna, ma insomma questa cosa. Però ecco, dovremmo, a mio avviso. Che ne pensi? Sono assolutamente d'accordo perché focalizzarsi su questo vuol dire cercare di comprendere, di interpretare una realtà proteiforme, in continuo cambiamento attraverso solo una lente di grandezza un centimetro, diametro un centimetro. Quindi vuol dire focalizzarsi soltanto su qualche cosa che è molto parziale, quindi perdere di vista il quadro complessivo. Guarda, io la faccio anche più semplice. Allora, prima di tutto lo spread fra BTP e Bund, eccetera, eccetera, è appunto come diciamo, no, quando di solito, è un rapporto fra due misure variabili entrambe, no? Dunque bisogna parlare di rendimenti, non di spread. E poi lo spread, se si vuole usare questa parola, lo spread, se si vuole usare questa parola, come dire, inglese, se si usa la parola inglese, no, la si usa come dire, insomma, con riferimento al suo significato. Allora, lo spread è il differenziale tra tutto, a parte significa anche spalmarsi, no? Uno spalma la Sì. cioccolata sul pane, lo spread la cioccolata sul pane, ma è il differenziale fra qualsiasi rapporto fra due cose, no? Quindi il differenziale tra BTP e Bund. Scusate per questa cosa, in ogni caso, rendimenti. Allora, i rendimenti sulle obbligazioni italiane salgono con. Scusate, le obbligazioni italiane salgono, il rendimento invece tende a diminuire un tantino di 4 punti base. Questo accade nella tarda mattinata italiana fino al 7,12%, ma rimanendo appunto sopra il 7%, che è il livello che ha portato la Grecia, l'Irlanda e il Portogallo a cercare l'aiuto internazionale. Dunque, la situazione insomma rimane sottolineata da questo numero, 7,12%. Però anche bisogna considerare a questo proposito il fatto che la duration, la vita media del debito pubblico italiano è molto diversa rispetto a quella della Grecia, rispetto a quella del Portogallo, rispetto a quella dell'Irlanda e anche rispetto a quella della Spagna, per cui questo ha una certa importanza. L'Italia non deve, non ha necessità di finanziarsi a 10 anni, può anche decidere di emettere prevalentemente sulla parte a breve, quindi sui 2, 3, 4 anni, dove è più conveniente e dove i rendimenti sono rientrati più che non sulla parte a 10 anni. Le azioni di Unicredit hanno chiuso al minimo di 23 anni a 2.286 euro ieri, dopo che la banca ha deciso i termini di un aumento di capitale da 7 miliardi e 500 milioni di euro. Oggi le azioni di Unicredit sono state in rialzo, sono arrivate a sfiorare anche l'8% per chiudere sopra al 3%. I diritti per comprare nuove azioni hanno recuperato il 52% dopo essere calati del 65% ieri nel primo giorno di contrattazione. Una deduzione piuttosto semplice, Vanni, è che adesso ogni banca cercherà di evitare ancora di più di quello che hanno fatto fino adesso l'emissione di diritti dopo il colossale calo di Unicredit, che come minimo non manda un segnale positivo. Credo che sia assolutamente vero e di fatto, la risposta dei mercati è stata abbastanza sorprendente perché all'annuncio dello sconto
del 43, qualche cosa per cento rispetto ai corsi alla chiusura del 3 di gennaio. I mercati hanno reagito molto negativamente, anche se tutto sommato operazioni precedenti, mi riferisco in particolare a quella di Commerzbank nel maggio e a un'altra adesso non ricordo chi fosse l'autore, nel settembre, avevano sconti intorno al 39-40%, per cui il livello assoluto dello sconto non era particolarmente scioccante per il tipo di emittente. Quindi quello che è successo senz'altro dà un'idea chiara dell'appetito per equity bancarie in questo momento. Credo che il confronto tra le due operazioni che si sono svolte in questi giorni, che perlomeno sono state annunciate, nel caso del Banco Santander è stata annunciata la conclusione, diano un poco l'idea della situazione. UniCredit ha proceduto attraverso l'emissione di diritti e l'aumento di capitale e ha avuto l'andamento che hai menzionato. Santander invece ha proceduto attraverso la riduzione del bilancio, quindi attraverso la ricapitalizzazione mediante scarico di fardelli di bilancio, e ha ottenuto il livello di rapporto tra capitale di capitalizzazione, tra Tier 1, famoso Tier 1, in linea con le aspettative. E questo ovviamente darà un'indicazione per le future operazioni necessarie in tutto il continente. Vanni, quanto c'è di italiano in questa storia di UniCredit? Intendo dire, succede così perché è una banca italiana che opera, o la sorte di UniCredit avrebbe potuto essere di qualsiasi altra banca in qualsiasi altro paese europeo? No, credo che quello che tu dici sia veramente importante, cioè il fatto che UniCredit sia una banca italiana, anche se poi alla fine della fiera il suo bilancio è ripartito in non so quanti paesi d'Europa, sia una delle determinanti del fatto che i mercati hanno reagito in modo negativo. Anche se tutto sommato non credo che un'emissione di una banca francese o di una banca tedesca in questo frangente avrebbe sortito risultati completamente diversi. Sarebbe stato senz'altro un po' di pressione sui mercati. Probabilmente il fatto l'accoppiata banca e banca italiana ha contribuito non poco all'esito che cui abbiamo assistito nei giorni scorsi. Vanni Lucchelli, consulente indipendente e socio di Compagnia Fiduciaria Lombarda a Milano, grazie mille Vanni, a voi per averci seguito, arrivederci.